Buongiorno, bentornati per un altro video legato alla programmazione in C++. Oggi parliamo delle funzioni ricorsive. L'altra volta avevamo visto come scrivere una funzione in C++. Oggi il focus passa sulla funzione ricorsiva, che è un particolare tipo di funzione. Quella differenza è che in una funzione ricorsiva la funzione viene richiamata e richiama se stessa. Quali sono i componenti? Abbiamo una condizione di terminazione e un passo iterativo. Nello specifico voglio provare a risolvere insieme a voi il problema di calcolare il massimo comune denominatore fra due numeri letti da utente. Quindi io vado a dichiarare due numeri int n1, int n2, vado a fare il cout per chiedere all'utente inserisci n1 endl. Ovviamente avevo già dichiarato le librerie che mi servono, using namespace std, e ho incluso iostream per il cout. Ok, poi vado a fare la stessa cosa per la seconda variabile. Dopo aver fatto il cin, io vado a fare un cout chiamando la mia funzione che devo ancora scrivere. Il massimo comune denominatore vale calcola mcd che ancora non ho dichiarato endl. Ok, adesso mi vado a scrivere la funzione, quindi testata la testata della funzione, abbiamo il tipo, valore di ritorno, il nome e i due parametri int m e int n. Ovviamente non è obbligatorio che il nome dei parametri attuali e i parametri formali siano uguali. In questo caso i parametri attuali sono m, n, i parametri formali n1 e n2. Cosa vado a fare? Abbiamo detto che voglio utilizzare la ricorsione. Come faccio? Utilizzo prima di applicare la ricorsione devo calcolare il resto della divisione fra interi. Dopodiché vado a vedere la condizione di terminazione. Se è rispettata, cioè se il resto è uguale a 0, vuol dire che n, il secondo numero, cioè il divisore, è il massimo comune denominatore. Altrimenti, io cosa devo fare? Devo andare a richiamare la funzione, però non utilizzerò più mn, ma utilizzerò come primo numero il divisore e come secondo numero il resto. Detto ciò, vado a compilare. Ok, n1, proviamo a mettere 10, n2, 5. Ovviamente il massimo comune denominatore vale 5. Se io invece provo a inserire 11 e 7, abbiamo un errore di segmentazione. Perché? Ok, mi ero dimenticato un return. Quindi adesso lo vado a eseguire. Ok, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che io entravo nella seconda parte dell'if in cui il resto non era mai uguale a 0 e non c'era mai un return. Ok, quindi per questo andavo in segmentazione. Se avete qualche domanda, vi invito a farla nei commenti.